Appassionati di volley, lettori della notizia web, Emanuele Parlati dal Pala Nando Di Leo nella settima giornata del campionato di B1 femminile. La Libera Virtus ha battuto 3-0 la PVG Bari. Qui a mio fianco mister Marco Breviglieri. Mister, era la risposta che si attendeva dopo il brutto KO di Aprilia? Sì, sicuramente eravamo chiamati a una prova di carattere e così è stato. Secondo me non è stata una partita forse, come dire, paragonabile a quella di Santa Teresa, è stata una partita vissuta un po' di più sui nervi. A tratti ci sono state cose molto buone, a tratti cose meno buone da una parte e dall'altra, però sicuramente non abbiamo mai mollato, cose che di solito fanno loro e lo testimonia il ruolino di marce che hanno. Questi hanno vinto, hanno giocato 5 partite di cui 4 volte hanno perso il tie-break, 3 volte hanno perso il tie-break e una volta hanno vinto il tie-break, quindi vuol dire che sicuramente è una squadra ostica. Noi la squadra ostica la siamo stati oggi. Credo che il dato più positivo sia proprio questa determinazione di oggi, sia nel secondo che nel terzo set la squadra ha recuperato, proprio nel set decisivo rimontando 3 punti e poi prevalendo ai vantaggi, segno che la squadra ha carattere. Sì, allora, se devo trovare una chiave è stata la rimonta nel finale del secondo set. Devo dire che i 2 ingressi di Minervini e Facendola sono stati ottimi ingressi, Laura con la battuta, Laura in battuta ha fatto un ottimo turno al servizio e Raffaella, diciamo che le sue scelte sono state veramente buone in ricostruzione a palleggio, quindi devo dire che aver rimontato quel set lì, diciamo che ci ha fatto un po' girare il trend, se vogliamo dirla così. Però in ogni caso credo che nonostante qualche alto e qualche basso, oggi sia stata comunque una buona partita per noi. Facendola ha deciso infatti, come diceva, il secondo set con un ottimo turno in battuta, bene anche Minervini. Prossimo turno ancora in casa, però coach Breviglieri può contare su un'ampia scelta di alternative, come anticipavo. Sì, sono molto contento, ma lo sapevo. Fino adesso magari sono state utilizzate un po' meno, perché quando le cose vanno bene la panchina viene chiamata poco. Quando le cose vanno un po' meno bene o per far riposare qualcuno o per comunque cercare di cambiare qualcosa, oggi sono state chiamate in causa un po' di più, ma onestamente io so di poter contare sulla panchina e oggi lo hanno ampiamente dimostrato anche a tutti gli altri. Camilla Neriotti, centrale della Libera Virtus, una bella partita da parte vostra, tua specialmente, sei stata tra le più produttive in attacco, è una vittoria che pesa tanto questa in un derby. Sì, a noi è servita tantissimo questa vittoria di 3 punti perché comunque adesso ci troviamo a 1 punto sotto la prima. Quindi devo dire che è molto soddisfacente come risultato, abbiamo giocato molto bene, loro sono una squadra buona secondo me, in alcuni fondamentali sono molto meglio di noi perché non mollano mai, però noi siamo stati più bravi di loro a riuscire a tenere la testa, loro anche sotto il 2-0 possono tirare fuori diverse sorprese e noi siamo riuscite a tenere la testa, sono molto contenta di questo, è una grande prova di crescita e noi ce l'abbiamo fatta. Avete riscattato infatti quest'oggi il brutto stop ad Aprilia, però è una Libera Virtus che ha molte alternative, bene anche Facendola e Minervini dalla panchina, quindi una squadra che può aspirare alle prime posizioni. Esattamente, io sono molto contenta per Raffaella e Laura e oggi hanno dimostrato davvero di poter stare in campo. Hanno fatto il loro, hanno giocato con la massima tranquillità e hanno dato una grandissima mano alla squadra. Sono molto contenta per loro. Un'ultima battuta, tu sei una delle giocatrici più rappresentative della squadra, hai giocato anche in Serie A, è la tua prima esperienza qui a Cerignola, come ti stai trovando e con l'ambiente e con le tue compagne? Mi sto trovando molto bene, Cerignola mi sta piacendo, e la società, le ragazze, tutto e devo dire anche il mangiare. Grazie Camilla e complimenti. Grazie a voi, buonasera.